Buongiorno e bentrovati al primo video articolo di Amica Borsa. Sono Mike Zillo e, a differenza dei soliti articoli scritti, oggi andremo a vedere il primo video articolo che andrò a fare su Amica Borsa. La prima cosa che sto facendo è una competizione di trading su Binance, sulla moneta ANKR, che vedete qua sopra. Binance in pratica ha avviato una competizione su appunto questa trading pair, insomma ANKR contro BTC, e ANKR è disponibile anche contro il Tether. Personalmente mi sto muovendo sul mercato contro Bitcoin perché insomma ha delle fluttuazioni che reputo più interessanti perché ormai sono molto allenato a lavorare in Satoshi. Il premio consiste in un premio un po' particolare perché, se vogliamo, è una nuova stablecoin che sta lanciando Binance, appunto, che si chiamerà BTCB, che è una Bitcoin pegged coin, quindi una stablecoin che avrà costantemente il valore pari a Bitcoin. Sarà una stablecoin che emetterà Binance nei prossimi giorni e appunto i vincitori di questa trading competition verranno premiati dal primo al centesimo posto come volume di monete mosse in questa nuova moneta che sta emettendo Binance. Ho iniziato questa mattina, la competizione è iniziata proprio questa mattina, finirà il 13 di questo mese, quindi insomma c'è qualche giorno per fare del proprio meglio, appunto per dare un po' il meglio dei propri volumi all'interno di questa trading competition. La size che sto allocando in questo momento attualmente fra l'8 e il 10% del mio conto, perché dopo aver monitorato attentamente ANKR ho visto che è comunque una moneta con una certa capitalizzazione su CoinMarketCap, attualmente mentre parlo è intorno alla 220esima posizione su CoinMarketCap. Non è ovviamente una delle migliori, una delle più quotate, sicuramente però se è stata quotata ed è stata listata su Binance potrebbe avere qualcosa di buono da dire nel prossimo futuro. L'altra cosa che stavo osservando in questo periodo è appunto l'halving di Litecoin che è avvenuto ieri. A differenza di molte aspettative c'è stato un pump di Bitcoin, scusate, di Litecoin che vedete appunto nell'immagine qua a schermo. E però è stato un pump dump, nel senso tantissima hype creata in seguito ovviamente all'annuncio della riuscita, dell'avvenimento con successo dell'halving di Litecoin, ma di fatto il prezzo sta continuando a scendere, complice anche una buona bull run innescata da Bitcoin, che di fatto sta un po' causando una regressione del valore in Satoshi di tutte le altre altcoin. Quindi Litecoin è una moneta che andrà visualizzata nel prossimo periodo. Ricordiamoci che a metà dell'anno prossimo ci sarà anche l'halving di Bitcoin. Quindi i movimenti che farà Litecoin in questo periodo, in questi giorni, ma soprattutto nei prossimi mesi, potrebbero essere un buon segnale premonitore di quello che avverrà nei pressi dell'halving, appunto, di Litecoin dell'anno prossimo. Ricordiamoci che l'halving non ha un effetto immediato sulla quotazione, sul prezzo della moneta, perché questa riduzione di scarsità, appunto questo dimezzamento del premio per blocco, va a sentirsi nell'arco del medio periodo, perché comunque è gradualmente nell'arco degli anni, quando comunque anche i miner dovessero continuare a supportare il mining della moneta stessa, allora si potrebbe andare a vedere una riduzione di vendita, di pressione di vendita da parte dei miner. Quindi il risultato cosa potrebbe essere? Il risultato potrebbe essere una speculazione sul midterm per quanto riguarda Litecoin. Anche se personalmente lo reputo un po' presto, non dimentichiamoci che in questo momento il prezzo di Litecoin è appunto circa stabile, sta seguendo una quotazione in dollari di Litecoin circa la quotazione di Bitcoin, ma non dimentichiamoci che chi sta minando Litecoin in questo momento si sta trovando una ricompensa dimezzata. Dunque, per molti aspetti, ci può aspettare in questo periodo, nei prossimi giorni soprattutto, una riduzione dell'hash rate, quindi la potenza di calcolo di Litecoin, andando potenzialmente a rischio di una maggiore centralizzazione della blockchain di Litecoin, concentrandosi quindi su miner, pool di mining di Litecoin, che utilizzano algoritmi tipo script, rischiando magari, non voglio sbilanciarmi troppo, ma è in potenza anche un attacco al 51%. Si vedrà nei prossimi giorni, quindi non prendete questa come oro colato, ma è una visione che vi sto dando dal punto di vista di miner, visto che stiamo già minando anche noi. Da miner posso garantirvi che trovarsi la reward dimezzata per una moneta che non è Bitcoin potrebbe avere degli effetti non troppo piacevoli. Ecco. Quindi
Vedremo nei prossimi giorni cosa si manifesterà da questo punto di vista, appunto, dell'ottica dell'hash rate e della centralizzazione dell'hash rate, appunto, sull'algoritmo di Litecoin. Per questo video articolo è tutto, ovviamente non saranno delle pillole, quindi saranno video da pochi minuti, e cercherò di essere presente con questi video articoli periodicamente. Questo qua è stato un esperimento. In seconda battuta, perché sia modo anche di esprimere magari un pochino meglio alcuni concetti che in via scritta magari possono risultare un po' più difficili o un po' troppo lunghi da spiegare. Per questo primo video articolo è tutto, se vi è piaciuto lasciate un commento sotto nella zona commenti dell'articolo di Amica Borsa, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace questo nuovo format degli articoli e soprattutto se avete dei temi che avete piacere che andiamo ad affrontare o che io vado ad affrontare nei prossimi video articoli, nelle prossime puntate. Vi ricordo che ho creato una pagina Instagram, la pagina Instagram si chiamerà, anzi si chiama perché l'ho creata un paio di giorni fa, si chiama Amica Crypto, come lo vedete scritto qua in sovrimpressione. È una pagina Instagram su cui andrò a trattare unicamente contenuti in inglese e andrò a dare continui aggiornamenti quindi sulla mia operatività e mi concentrerò particolarmente su questa pagina Instagram, su analisi di progetti, analisi di opportunità, analisi di mercato, ma anche metodi di guadagno con le criptomonete, metodi di guadagno che possono ad esempio permetterci di guadagnare qualche euro o qualche dollaro senza troppa fatica. Magari nulla che possa cambiare la vita, ma perché no? Insomma, una piccola forma lacuna che è questa. Per questo primo video articolo è tutto, vi saluto, buona serata da Mike Zillo e ci vediamo al prossimo video articolo.